Intanto ringrazio voi per l'invito e per l'opportunità che ci viene data. Federterziario è un organismo datoriale che rappresenta e dà rappresentanza alle micro e piccole imprese italiane che costituiscono in Italia il 90% del tessuto produttivo. Siamo presenti in quasi tutto il territorio nazionale, con oltre 70 sedi tra coordinamenti regionali, provinciali e zonali. Proprio perché Federterziario è composta da imprese e da imprenditori, conosciamo quelli che sono gli interessi degli imprenditori stessi e quindi, grazie all'ausilio delle nostre federazioni, cito fra le tante federazioni che abbiamo, la federazione sul credito, la federazione sulla sicurezza, la federazione sulla scuola, sul turismo, sulla logistica, abbiamo sottoscritto ben 21 contratti nazionali di lavoro, non per adesione ma per concertazione diretta. Riteniamo che il valore dell'impresa venga rappresentato dal capitale umano ed è per questo che puntiamo fortemente su alcuni asset. Penso per esempio alla sicurezza sui luoghi di lavoro, penso all'assistenza sanitaria, all'assistenza contrattuale, alla formazione dei dipendenti e dei datori di lavoro. E proprio consapevoli che uno dei problemi oggi per un datore di lavoro è anche l'accesso al credito, per il tramite della nostra federazione diamo assistenza appunto all'imprenditore per l'accesso al credito. Per supportare imprese e lavoratori abbiamo costituito vari enti bilaterali, penso a Fonditalia, che è l'ente per la formazione professionale dei lavoratori, penso ai vari enti bilaterali sulla sicurezza, Formasicuro, Ebintur, Envisit o a Privilavoro, appunto il fondo dell'assistenza sanitaria. Crediamo molto, siamo consapevoli dell'importanza dello sviluppo sostenibile e per questo abbiamo aderito ad ASVIS, l'Alleanza per lo sviluppo sostenibile, condividendone i principi. Uno dei compiti che Federterziario, diciamo, si propone è anche quello dell'assistenza non solo dell'impresa ma anche del professionista, senza mai sovrapporci ad esso, ma affiancandolo per poterlo aiutare nelle problematiche appunto che affliggono oggi le aziende. In questi ultimi 8-9 mesi che hanno visto il nostro paese e non solo il nostro paese chiaramente coinvolto e travolto da una crisi sanitaria, economica e produttiva senza precedenti, abbiamo cercato di assistere al meglio le imprese, anche attraverso lo studio dei vari decreti che si sono susseguiti proprio oggi. Il centro studi sta studiando il DPCM annunciato ieri sera dal Presidente del Consiglio per dare ampia diffusione alle nostre sedi territoriali. Siamo parte sociale riconosciuta dal governo e partecipiamo a vari tavoli istituzionali. Mi piace in questo periodo ricordare fra i tanti, soprattutto quello del partenariato della programmazione dei fondi strutturali. E proprio perché in questi mesi lì verranno prese le decisioni che incideranno sul futuro delle imprese, ma anche dei nostri figli e del nostro paese. Abbiamo preso parte in quest'ultimo periodo a varie audizioni alla Camera e al Senato, però mi piace soprattutto ricordare la presenza agli Stati Generali dell'Economia voluti dal Presidente del Consiglio. A cascata siamo presenti anche in vari tavoli regionali nelle varie regioni, proprio in Sicilia. Oltre ad aver sottoscritto gli accordi per la cassa integrazione in deroga, partecipiamo alla quinta commissione su cultura e turismo e abbiamo un contratto regionale per la regione Sicilia, è stato il primo in Italia ad essere sottoscritto, proprio un contratto regionale sulla formazione e sulla scuola paritaria. In quest'ottica nasce la collaborazione con l'avvocato Antonio Alagna, che ha deciso di sposare la causa Federterziario. Ritengo non vi sia bisogno di presentare l'avvocato, un noto professionista. E proprio per essere vicini al territorio è nata l'associazione a Trapani e l'avvocato Antonio Alagna è il nostro delegato sulle relazioni industriali in Regione Sicilia.